Si intitola Il paesaggio inedito degli anni 70 e 80, la mostra ospitata a Sospirolo a cura del Comune, della Proloco Monti del Sole e del Circolo Hauser Montesperone, una raccolta di vedute dipinte da Lindo Nesello, vero e proprio omaggio al pittore scomparso 4 anni fa. L'esposizione offre scorci agresti e paesaggi della Valbelluna, ritratti come se il tempo si fosse fermato negli anni che hanno preceduto l'urbanizzazione, impressi nella mente dell'autore e trasferiti su tela con grande maestria. Sono opere inedite, sono paesaggi che sono stati un po' ritrovati, erano un po' così archiviati, la famiglia li teneva così, diciamo, riservati e non erano mai stati mostrati. Perciò riteniamo che sia stata una scoperta che dobbiamo a Flavio Darol di particolare interesse, che crediamo non mancherà di suscitare curiosità. È stata un'esperienza molto interessante, soprattutto nell'allestimento, perché ho cercato di fare un racconto attraverso la sua pittura, naturalmente pensando a lui nel frattempo che stavo allestendo questa cosa. La mostra, rinviata per 3 anni e ora disponibile alla visione degli appassionati, sarà visitabile presso il Centro Civico di Sospirolo fino a domenica 19 marzo. Abbiamo esposto opere del primo periodo pittorico del papà, il quale ha iniziato appunto a metà anni 70 con quello che abbiamo visto alla sala sottostante, per poi evolversi nel tempo con svariate tecniche. Voglio ringraziare il Comune Sospirolo e la Biblioteca Civica, l'Hauser e la Proloco Monti del Sole per il prezioso contributo. Un grazie speciale va ai 2 co-curatori della mostra, la signora Alba Barattin, che si è aiutato sin dall'inizio nelle pubbliche relazioni con gli enti e le associazioni locali, e colui che ha scelto i quadri ed esporre il signor Flavio Darol, grande artista e amico del papà.